Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale, oggi mi sono svegliata, ho detto ma sì, perché no? Condividere con voi il mio trucco di 5 minuti. Non è che lo faccio solo oggi, questo trucco lo faccio tutti i santi giorni, quando devo svegliarmi e andare a lavorare, quando devo andare a... Io realmente il trucco proprio trucco elaborato, tutto il resto lo faccio esclusivamente quando ho una serata particolare o devo andare con gli amici o devo andare a fare una giornata un po' particolare, allora mi metto un trucco abbastanza elaborato, però di solito questo qua è il mio trucco di tutti i giorni. Niente, ho deciso di condividere con voi questo trucco di 5 minuti. Lascio al video tutorial, spero che vi piace. Ho messo il rossetto apposta per voi, però io non lo metto di normale con la mascherina, sennò lo Amiche, sporco. A voilà! dopo! Non ho trovato la pinzetta e poi niente, mi sono arrangiata col rasoio. Come vedete, io ogni tanto lo uso quando ho una uscita veloce oppure devo andare a lavorare e vedo dei troppi peli o troppi cose, allora mi metto all'opera e sistemo il tutto con un bel rasoio. Ho usato la mia crema mattificante primer su tutto il viso e che comunque ho preparato la pelle prima, ho lavato il viso, ho messo il mio trattamento mattutino che uso prima il tonico, poi metto il siero, poi dopo il siero mi metto direttamente la crema super idratante da giorno. Questo qua è il mio trattamento e la routine mattutina già fatta. In frattempo, tanto che devo truccarmi gli occhi, metto un po' di scrub sulle labbra. Aggiungo un pochino di primer della Santa Pupa. Uso il correttore di Kiko che è rimasto poco niente, credo 0,4, che mi trovo abbastanza bene, veramente abbastanza bene. Se vi interessa vi dico quali sono i correttori che io utilizzo perché ne ho più di uno, ovviamente. Vedete, io ho utilizzato il correttore, ho aggiunto il fondotinta della L'Oreal, della la tonalità proprio giusta della mia pelle e quindi non si vede il distacco tra il correttore e il fondotinta e tutto il resto della pelle sul contorno occhi, diciamo. E, dopodiché utilizzo la palette della Revolution, uso un pennello normalissimo e lo passo proprio su tutta la palpebra, praticamente la parte laterale, e poi dopodiché lo uso anche su tutto il viso per fare un contouring, perché a me piace perché è super veloce, l'effetto è bellissimo, efficace, perché a me proprio, come vedete, guarda che bello che è, dà veramente un bel effetto, perché la tonalità giusta, che è un colore che sta bene, cioè non è tanto esagerato. È bellissimo, mi piace tanto. Adesso uso l'eyeliner, ho l'eyeliner della Pupa e io quando vado in Italia ne compro parecchi perché qua in Valencia, non sono tutta Spagna, però a Valencia non ci sono i prodotti della Pupa. Ogni tanto a Druni o a Primor fanno tipo dei pacchetti compresi, non so, il mascara con altre cosette o la terra però. Difficile che trovo proprio l'eyeliner, quindi io me lo compro in Italia. È fantastico, dura tutto il giorno e la tonalità del colore è proprio nero scuro, quindi perfetto per le ragazze scurette come me.
e abbronzate, diciamo. Finito di applicare l'eyeliner, adesso prendo il pennello dell'Essence per le sopracciglia. Io faccio sempre così, metto prima l'eyeliner, gli do il tempo che si asciuga sugli occhi, in frattempo sistemo i sopracciglia, così non sto lì ad aspettare o perdo tempo. Sistemo velocemente i sopracciglia, io fortunatamente ho i sopracciglia belle, quindi non è che passo tantissimo tempo, a parte che comunque la manualità aiuta tanto nell'applicazione. Adesso applico il mascara, uso il mascara dell'Essence, anche che se ne ho altri, però questo qua è proprio bello, costa 2,90€, ma l'effetto è bellissimo e soprattutto dura tutto il giorno, non scende né niente, cioè è proprio bello. Ti pareva che non mi sporco? Figuriamoci, è già una macchiettina piccola recuperabile. Qua è il mascara che facevano la pubblicità in giro su social media, che fa i sopracciglia super lunghi, super wow, lo uso come seconda parte perché aiuta a non far cadere proprio il colore, e però veramente solo che io sono maniaca del mascara e non ce la faccio a mettere solo uno, non fa parte del mio essere, ne ho una marea industriale. Al prossimo video faccio vedere quante mascara ho a casa. Questo è il illuminante del Revolution, mi piace molto, io lo metterei su tutto il viso, però me trattengo. Lo metto solo dalla parte interna dell'occhio per dare proprio luminosità e poi lo metto, mi raccomando, sulla parte superiore, non inferiore, perché sennò macchia, e ovviamente sotto sopracciglia laterale per dare luminosità e far vedere l'occhio più grande. Questa qua è la condanna dei capelli ricci, che si seccano velocemente e devono rimanere a annaffiarli come una pianta. È la mia verità di tutti i giorni. Però sono belli da vedere. Sembro Telespalla Bob, ma sapete quante persone mi chiamano Telespalla Bob? Non è carino. Eccoci, ecco il mio trucco,
di ben 5 minuti, che tra l'altro non trovavo la pinzetta per sistemare i sopracciglia. Avete visto l'arrangiarsi nella vita? È rasoio. Per chi non lo sa, io ogni tanto il rasoio lo uso anche per i baffetti quando devo uscire e non so, non ho voglia, non ho tempo, lo uso. E sorpresa, sorpresa, non crescono i baffi duri. Ve lo garantisco, io lo uso da anni. Uso la ceretta, fondamentale, quando faccio la pulizia del viso, però il rasoio è il mio compagno di vita. Per il momento è l'unico compagno di vita che ho. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Io ho utilizzato la palette di Revolution, che l'ho comprata la settimana scorsa, 15 giorni fa. Mi piace tantissimo. Ma tanto, 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 visto i colori, questi colori vanno bene per le persone olivastre come me, le persone scurette come me, che è veramente, veramente fantastico. Guarda, sotto l'occhio è perfetto. Perfetto, io con un pennello, via, sono pronta per uscire. E quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Comunque, volevo dirvi che io non ho messo il fondotinta su tutto il viso, ovviamente. Problema, mascherina, ma soprattutto tutto questo grazie alle maschere che uso tutti i giorni. Io vi consiglio di seguire i miei video, seguire le maschere che io utilizzo, i trattamenti che utilizzo per la pelle, perché io ho sofferto per tantissimi anni di macchie, macchie, questa parte più scura, macchie sul viso perché ho avuto anche l'acne. Ultimamente, veramente, con i trattamenti che sto facendo, non è che ultimamente, li faccio da sempre, proprio ho notato. Quando ho cominciato a fare solo trattamenti naturali, ho notato che la pigmentazione della mia pelle e del mio viso è diventata omogenea. E se volete, se vi interessa, io vi consiglio di guardare i miei video dove trovate un sacco di maschere per pelle mista, soprattutto per pelle mista e grassa, ma anche qualche maschera per la pelle secca, perché comunque io ho la pelle mista e vi consiglio su quello che ho io. E spero che vi sia piaciuto il mio video. Mi raccomando, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale, iscrivetevi al mio canale. Comunque, io pubblico 2 volte alla settimana, la domenica e il mercoledì pomeriggio. E niente, ragazzi e ragazze, che passate una bellissima giornata, passate una domenica meravigliosa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!